Ciao bellezze, buongiorno! Finalmente è arrivato il momento di incartare tutti i regali di Natale e metterli sotto l'albero. Preparate carta e nastrini. Oggi vi suggerisco 3 idee creative per confezioni natalizie super originali. Semplici da realizzare, renderanno i vostri doni ancor più unici e speciali. Anche un semplice pacchettino può vestirsi di stelline e diventare un po' magico, no? C'è la variante rustica, la divertente con il faccione della renna Rudolph e anche quella pensata per l'amica curiosona che non riesce a non sbirciare il contenuto del pacchetto fino al 25. Per iniziare decoriamo un semplicissimo pacchetto rivestito di carta marrone. Con 2 fili di cotone intrecciati, rossi e bianchi, andiamo a sostituire il classico nastrino. Per ogni nodo facciamo un fiocchetto e per un dolce tintinnio leghiamo 2 campanellini alle 2 estremità di filo che preferiamo. Facciamo un nodino e tagliamo via l'eccesso. Mettiamo un terzo campanellino al centro del fiocco e procuriamoci un rametto di aghifoglio che andremo a tagliare e successivamente incollare alla carta con un punto di colla a caldo. Aggiungiamo una piccola pigna, qualche stellina dorata qua e là ed ecco qua, il gioco è fatto! Ora trasformiamo un semplice sacchetto marrone in una bufarenna. Con colla, forbici e 3 fogli di cartoncino rosso, giallo e marrone andiamo a disegnare la sagoma prendendo le misure della busta che abbiamo a disposizione. Con il cartoncino marrone creiamo il musetto della renna. Con il cartoncino rosso il nasone. Con il giallo facciamo le corna ramificate tipiche della renna. E le orecchiette. Con un altro pezzo di cartoncino marrone creiamo la parte esterna dell'orecchio. E poi incolliamo tutte le parti. Incolliamo il cartoncino giallo sul cartoncino marrone delle orecchie. Il cartoncino marrone al sacchettino in carta. Ora il musetto. E per finire il naso. Per gli occhi utilizziamo questi qua in plastica con pupilla shaker che fissiamo con un puntino di colla a caldo. Con
Con un pennellino stendiamo della colla vinilica sul naso, ricoprendolo successivamente di tanti glitter rossi. Eliminiamo l'eccesso e con del blush super intenso e super pigmentato coloriamo le gote. E anche la renna è pronta per trasportare tutti i vostri doni. La terza idea richiede meno manualità. Prendiamo il nostro pacchetto di piccole e medie dimensioni, una sfera apribile in plastica trasparente, una manciata di similneve e creiamo la nostra palla. Aggiungiamo anche i glitter, perché non è Natale senza glitter, ammettiamolo, e per finire qualche stellina dorata. Inseriamo il pacchetto, chiudiamo la sfera . Per sicurezza mettiamo anche un pezzetto di nastro adesivo e un nastrino. Ed ecco qua il vostro pacchetto circondato da una cascata di neve, glitter e stelline. La vostra amica curiosona non riuscirà a scansare la carta e guardare il contenuto quest'anno. Quale idea vi è piaciuta di più? Fatemelo sapere come sempre qua sotto con un commento, taggatemi nelle foto quando li riproporrete, un bacione e al prossimo video! E nel frattempo ci sentiamo sui social network, se ancora non mi seguite trovate i link diretti qua sotto nell'info box. Un bacione! E naturalmente se non siete ancora iscritti al canale YouTube cliccate sulla mia faccia qua in alto.